Amici, siamo appena rientrati e io sono pronto a raccontarvi un'altra avventura di pesca, un'avventura di mare. Oggi una notevole difficoltà dovuta alla presenza massiccia, ormai si sa, di queste fameliche, fra virgolette, boghe che ci costringono a trovare, a ingegnarsi, a settare bene i calamenti per cercare altri pesci ben più nobili. Ma attenzione, apro una parentesi, oggi il discorso sarà impostato anche su diverse parentesi. La boga è un nostro alleato, come lo sono i gabbiani. La presenza di gabbiani in mare significa il mare è vivo, la presenza di boghe sotto la barca significa che c'è già una pastura attiva, perché la boga richiama altro pesce, quello predatore di questo sparite, perché attenzione anche, qui una parentesi, la boga è uno sparide, quindi non è proprio tutto da disdegnare. Se uno non vuole impostare la pesca sulla boga, deve cercare qualcos'altro. Non si deve lamentare della presenza della boga, noi ci dobbiamo lamentare della non presenza del pesce, non della presenza del pesce. Poi nella qualità in cui lo troviamo, questo non lo può sapere nessuno, perché la parola stessa lo dice, pesca, che in poche parole significa anche provare, tentare, vai a sapere anche, come un sinonimo più generico. La pesca è un punto interrogativo, si può pescare o non si può pescare. Quello che conta quando si va in mare è prepararsi la sera prima, darsi un target, settare i calamenti, la canna, ingegnarsi, contingentare le attrezzature perché lo spazio è limitato, quindi prepararsi al meglio e poi provare, tentare dall'inizio alla fine, perché solo questo vi potrà portare al risultato. Oggi è uscita un'orata, è uscito 2 o 3 tonnetti, qualche lecciastella, sono mancati gli sgombri, anche se 2 o 3 sono usciti in grossa taglia, anche inusuale per uno sgombro che è veramente bello. Poi qualche sugarello, alla fine i 10 pesci a testa sono usciti un po' sottotono rispetto al periodo, sono mancate le lampughe che nel periodo sono state presenti nelle precedenti uscite, però questo non ci si può fare niente, perché noi si pesca con un amo in mezzo al mare, vedete quanto è grosso, quindi c'è tanto dentro a questa piccola frase, a questo piccolo pensiero. Un amo deve essere saputo innescare per bene, uno deve faticare, perché la maremma, purtroppo lo dice anche il proverbio, è amara, è avida, terra di fango, di sabbia, si ripercuote anche nel fondale. Le specie a confronto con altre località sono ben più difficili, perché noi peschiamo in genere il pesce di passo, non abbiamo scoglio, granito, secche, cigli, se non in qualche posto diverso dalla costa grossetana maremmana. Qui c'è sabbia e fango, noi peschiamo quindi sopra distese di fango e sabbia, dobbiamo essere preparati anche a tornare a mani vuote, ma l'avventura di mare, come la chiamo io, sarà sempre nel vostro cestino, perché vediamo il mare, i gabbiani, le onde, si condivide la passione che la pesca, alla fine anche una passione, con altri pescatori, si parla, si trova la soluzione insieme. Ecco, questo raccolto in 5 ore di permanenza in barca è già un grandissimo risultato.